Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i Funghi. Parliamo oggi di Boletus calopus, una specie che abbiamo trovato grazie a Marco Somacalli, un amico e appartenente al gruppo micologico di Belluno. Ci ha indicato questa specie che cresce numerosa in questo piccolo boschetto, tra l'altro al margine di una strada. Si tratta di una specie non commestibile che il cercatore di funghi deve ben conoscere. Si presenta con tipico portamento boletoide, con il cappello che inizialmente è quasi emisferico, poi diviene convesso e poi tende a spianare. Il colore è abbastanza chiaro, color camoscio brunastro. I tubuli sono inizialmente giallo citrini, ma poi diventano giallo verdognoli. Il gambo, che è un gambo piuttosto obeso, presenta una colorazione rosso ciclamino, rosso porpora, evidente soprattutto nella parte inferiore, mentre nella parte superiore rimane un alone giallo. Se noi tagliamo un fungo di questa specie, notiamo che la carne, che è inizialmente giallina, vira immediatamente al bluastro. Se noi assaggiamo la carne, il sapore è nettamente amaro. La superficie del gambo presenta un reticolo che è più evidente nella parte superiore. Anche i tubuli hanno un caratteristico viraggio. È un viraggio al blu che tende poi, sommato alla colorazione giallastra, a diventare piuttosto cupo. Questo blu poi evolve verso il nerastro. Abbiamo conosciuto in questa occasione Boletus calopus, una specie caratteristica dei boschi sia di latifoglie sia di conifere. È una specie non commestibile, quindi va ben conosciuta. È tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova specie.